la relazione di Irina Treva di San Pietroburgo. Grazie. Allora, ripeterò dall'inizio. La gente spesso sente parlare, legge di avvistamenti UFO e di cosiddetti contatti, cioè persone che sostengono di essere stati su delle navi spaziali o hanno avuto dei contatti telepatici con alieni. Noi riteniamo che il nostro compito sacro, ed è il compito sacro di ogni ricercatore, di ogni giornalista, sia quello di selezionare i rapporti e di scegliere le cause di buonsenso, facendo una cernita tra i pareri scettici. Ricordiamo in breve che cosa chiamiamo UFO, oggetti volanti non identificati. Quando affermiamo questo, intendiamo oggetti che degli specialisti, degli esperti non riescono a identificare, perché non esistono oggetti simili nella scienza contemporanea o tecnica, non per mancanza di dati, ma nei casi in cui la autenticità dei rapporti è fuori dubbio. Tuttavia, le caratteristiche riportate degli oggetti non corrispondono alle nostre nozioni sul rapporto di causa e effetto stipulata appunto da leggi fisiche note. Questi UFO sono molto rari, nonostante l'opinione diffusa, perché non possiamo mai essere certi che le informazioni riportate siano sufficienti. Ad esempio, non sappiamo sempre e non sappiamo mai se il fenomeno riportato sia un esperimento militare segreto o meno. Spesso la gente si chiede, crediamo agli UFO, una ricerca su questa base. Un esempio di avvistamento UFO è quello che adesso vi racconterò. Nella cronaca di Kirillo Kolosevski si è trovato un record riguardante una grossa palla di fuoco di 30 metri di diametro. La notizia è stata registrata più di 330 anni fa da Shinskoi. Storia. Sabato 15 agosto del 1663, nella chiesa vicina a Robosero, nel lago della Russia del Nord, i parrocchiani celebravano l'Assunzione della Vergine in cielo. Quando cominciarono a cantare la liturgia, un gran rumore attrasse la loro attenzione fuori dalla chiesa. Molta gente uscì fuori dalla chiesa. Zioska Fyodorov era in mezzo a loro e ha visto appunto che il Dio aveva visitato il loro lago. Una sfera di fuoco si era avvicinata ed era discesa lungo la traiettoria nord-sud. Era apparsa dal cielo e non dalle nuvole, dal cielo pulito. Aveva due raggi di luce di fronte. Rimase sulla superficie del lago e scomparse a una distanza di 350 metri da Fyodorov e divenne di nuovo visibile ad una distanza di circa 540 metri ad ovest dal punto da dove era svanita per la prima volta. C'era un fuoco che si accese ad un'altezza da 1 a 5 metri sopra la superficie dell'acqua e si formava come un pinnacolo che assomigliava appunto a un fenomeno strano. Il raggio di luce era diretto verso il basso e illuminava il fondo del lago, ma la palla di fuoco non era accecante. E alla velocità di 1 metro a 3 secondi la palla di fuoco si spostò ad una distanza di circa 435. Fermate il video, per favore. Aspettate 2 minuti prima di mostrare il video. Ve lo dico io poi quando ripartire col video. E possiamo ipotizzare ovviamente che si fosse spostato per 540 metri verso l'ovest, diventata invisibile e poi diventata di nuovo luminosa. Il fuoco si estese sempre di più e mentre si spostava verso occidente si spense gradualmente. Tutta la durata dell'avvistamento è stata di
di un'ora e mezza. La lunghezza del lago di Roboseral è di 2 chilometri. È proprio la lunghezza della traiettoria della sfera, quindi la velocità media di questa palla di fuoco era di 0,36 metri al secondo. Per un raffronto, la velocità media di un pedone è di 0,83 metri al secondo, o 3 chilometri all'ora. I residenti del villaggio Sionchino pescavano e la gente che stava in barca ha sentito un gran calore, era impossibile avvicinarsi alla sfera a causa del calore. I pescatori videro il fondo del lago illuminatissimo sotto la sfera e il pesce appunto era illuminato. Sulla superficie del lago comparse una specie di pellicola, come di ruggine, e rimase finché scomparse la sfera. La conseguenza degli eventi l'abbiamo ricostruita in alcune immagini. Il lago di Roboseral è interessante perché nel fondo ci sono delle sostanze generate appunto sotto l'influenza della sfera di fuoco. Rimane appunto un'impronta magnetica sul fondo del lago. La profondità del Roboseral nel 1663 era di circa 6 metri. Adesso però il fango comincia già a 3,5 metri di profondità. Due ricercatori di San Pietroburgo, il segretario della Commissione per i fenomeni anomali della Società Geografica Russa, il dottor Edward Gashkol, e un membro della Commissione Yuri Ovlosh, hanno elaborato un modello di palla di fuoco e hanno misurato il residuo magnetismo del fondo del lago di Roboseral. I risultati corroborano appunto la storia della sfera. Questa sfera la possiamo chiamare UFO, era un oggetto che volava e non è stato identificato con nessun altro fenomeno noto. L'altra storia più recente era un oggetto che volava nel cielo simile alla palla di fuoco di Roboseral. Però il fatto che ci ha sorpreso, forse non tanto, era questo, che il signor Matroin ha studiato appunto il caso. Il 16 ottobre dell'81, alle 4:30 del pomeriggio, un aereo militare pilotato da Boris Korokov improvvisamente incontrò una palla di fuoco il cui diametro era di circa 5 metri. Nel video vedete la ricostruzione dell'evento. Allora, avanti col filmato. Le condizioni meteorologiche erano difficili e Boris ha preparato appunto il jet per atterrare. A un'altezza di 1800 metri cominciò a scendere con una discesa verticale di 15 metri al secondo. Le nuvole circondavano l'aereo e i piloti navigavano a strumenti. A un'altezza di 1300 metri il pilota ha notato qualcosa di insolito in alto. Ha guardato verso l'alto e ha visto una sfera il cui colore era il colore della fiamma, di un fiammifero. E al centro c'era un anello più scuro, il cui diametro era di circa un metro e l'ampiezza era di circa 15 centimetri. Era anch'essa una fiamma, ma più scura. E era come se fosse mescolata a fumo. Basta col filmato. Una sfera volava insieme all'aereo e di fronte ad essa senza nessun contatto con il jet. Korokov ha valutato la distanza tra la sfera e i suoi occhi di essere di 5 metri. Guardò nella sfera che non si avvicinava, non cambiava dimensioni, improvvisamente scomparsa. Senza nessuna traccia. Immediatamente Boris ha sentito un'esplosione dietro alla cabina e dopodiché ci fu un silenzio intenso e sentì un odore di bruciato. Guardò gli strumenti e comprese qualcosa non funzionava nei motori. La temperatura e i giri sono diminuiti fino a un
regime di autorotazione, ma lo schermo di emergenza non evidenziava la presenza di un fuoco, di un incendio. L'altezza era di 1200 metri, la distanza dalla base era di 20 km, la velocità era di 380. Il comandante gli ordinò di catapultarsi, si preparò, ma pensò: se non c'è un incendio è possibile cercare di fermare il motore. Cercò e ci riuscì. La velocità cominciò ad aumentare, l'aereo uscì fuori dalle nuvole e l'altezza raggiunta fu di 300 metri. Il comandante gli ordinò di aumentare l'altezza fino a 500 metri e di prepararsi ad atterrare, ma il primo tentativo di atterraggio non ebbe successo poiché il radiocompasso e tutti gli altri strumenti non funzionavano. La seconda volta però con successo l'esame dell'aereo mise in evidenza che gli elementi dell'energia e il tutto era stato distrutto nella parte superiore dell'alettone. Ma perché la parte posteriore? Perché la parte frontale non era stata toccata? Se la sfera era esplosa dopo la collisione, si sarebbe vista dalla parte frontale dell'aereo. Korakoff era sicuro che la sfera non l'aveva contattata. Era solo la pressione dell'aria. Poi ha trovato delle macchie scure di 2 mm di diametro. Allora Korakoff disse di non aver sentito nessuna esplosione di fronte all'aereo. La sfera non si era avvicinata alla cabina, non aveva notato nessun contatto tra la sfera e il suo aereo, nessuna traccia ad eccezione della parte posteriore dell'alettone. Perché era distrutto in questo caso? L'analisi preliminare dell'apparecchio mostrò appunto che era stato distrutto a seguito della pressione aerea dell'aria dopo un superriscaldamento, e che era il risultato di una scarica elettrica forte tra l'aeroplano e l'ambiente. Gli strumenti di cabina, le attrezzature, tutto il resto non funzionavano a causa di un sovraccarico di corrente, e l'unica ragione di questo arrestarsi dei motori era dovuta all'incendio. Perché si era verificato? Beh, era impossibile trarre conclusioni senza un'approfondita ricerca di tutte le condizioni di volo. Non abbiamo sufficienti informazioni di tale lavoro. La sintesi è questa: nell'atmosfera terrestre ad un'altezza di 1300 metri si è trovata una palla di fuoco, il diametro era di circa 5 metri, aveva un certo numero di caratteristiche insolite durante il volo, a una velocità di 520 km all'ora, rimase una forma sferica e chiaramente poi ha sviluppato un'accelerazione superiore a 20 g e era aumentata la conduttività elettrica dell'aria circostante, aveva influenzato i processi delle apparecchiature radio, aveva disturbato le condizioni per l'ustione degli idrocarburi e nella camera di combustione. Che cos'era? Ecco, il quesito rimane ancora aperto. Vi sono altri casi, ce n'è un altro più recente di un pilota di aereo. La fortuna di questa storia è stata moderata, però il finale è stato positivo. Il caso è ben documentato e racconta la sua storia. Avanti col video. A 19 anni Maxim Cherbakov divenne un asso al volante degli aerei. Ad agosto del 91 nel motore del suo aereo si trovarono degli strani segni. Ci fu un'inchiesta e 12 giorni dopo ci fu un terzo caso che cambiò la vita di Cherbakov. Il 28 agosto ebbe un altro evento, aveva fatto due voli insieme al comandante, poi il terzo volo l'aveva fatto indipendentemente.
Si trovava ad un'altezza di 3.900 metri quando improvvisamente vide una sfera di fronte a lui a 20 gradi a destra. La osservò per alcuni secondi quando l'oggetto cominciò ad avvicinarsi. Il pilota quindi tentò di comunicare con la sua base e un oggetto emetteva una luce accecante. Il pilota avvertì un timore, improvvisamente avvertì calore alla testa, sentiva la presenza di qualcuno, come se qualcuno lo osservasse. Aveva l'impressione che i suoi movimenti fossero sotto controllo di qualcuno. Chobakov disse che il oggetto luminoso cominciava a fare evoluzioni di fronte al suo aereo. Per qualche minuto queste evoluzioni, diciamo, continuarono raddoppiando il movimento dell'aereo. Maxim non riuscì a contattare il comandante alla base. C'erano delle interferenze sonore sul canale radio. Improvvisamente cominciarono a succedere cose strane. Un generatore dell'aereo si ruppe e l'apparecchiatura fissa evidenziò un incendio a bordo. Al tempo stesso ricevette gli ordini del suo comandante di scendere perché l'aereo cominciava a perdere altezza in modo catastrofico. Un'altezza di 1000 metri, Chobakov lasciò la regione inabitata e uscì fuori dall'aereo. 4 secondi dopo l'aereo scoppiò e atterrò in un campo senza nessun danno il pilota. Dopo un'ora è stato ripreso salvato da un elicottero. Chobakov fu inviato in ospedale per fare un controllo, dopodiché fu soggetto a un interrogatorio di 3 giorni. Durante questo interrogatorio comprese che non lo credevano. Dicevano che tutti e 3 i casi erano avvenuti per colpa mia, diceva Maxim. Il KGB lo interrogò anch'esso e non gli credevano, stimavano che le sue azioni fossero un sabotaggio, anzi un terrorismo, un atto di terrorismo internazionale. E il KGB disse che non voleva dire la verità e che quindi sarebbe stato perseguito. In stato ipnotico si trasformò in una persona intimidata, diciamo, e cominciò a ricostruire tutta la sequenza degli eventi in mente sua. Il caso fu chiuso, ma un tribunale fermi il filmato. Il caso fu chiuso, il tribunale imputò di essere responsabile del scoppio del suo aereo. Comunque si riteneva che il materiale indicava che Chobakov era innocente. Dopo aver studiato profondamente la situazione venne alla conclusione che Chobakov aveva avuto un vero e proprio contatto con gli UFO. Nel 92 il caso di Chobakov fu chiuso definitivamente. La storia successiva ci racconta come queste palle di fuoco si incontrano non solo nell'atmosfera ma anche in prossimità della superficie terrestre. Questo è un caso di un tizio chiamato Cleveland Lewis Lazeski. Vedete un frammento nel filmato. Il film si chiama Ricerca dei visitatori alieni. Il regista ha studiato il caso. Il caso avvenne nella Russia settentrionale vicino alla città di Preobrazhensky nell'85. Adesso mostriamo il filmato.
il 17 febbraio del 1985, non lontano da Nowadiski, dalla stazione ferroviaria, dove i conducenti di treno improvvisamente notarono una luce strana di fronte al treno, sugli alberi, ad una distanza di circa 150 metri dal treno. Uno dei conducenti disse: era una sfera luminosa a cui il diametro era di circa un metro, aveva un flash di luce bianca che colpiva la superficie terrestre. La sfera si spostava e dirizzava la luce verso il treno e camminava a fianco del treno. Io ho immediatamente informato le autorità della stazione ferroviaria. La sfera volava ad una distanza di circa 150 metri di fronte al treno. Quando il treno arrivò alla stazione ferroviaria, la sfera si allontanò da un lato, quindi avvicinò la cabina nuovamente, ma la sfera non solo accompagnava il treno, influenzava la sua rotta, sembrava che tirasse il treno, per cui il conducente non riusciva a fermare il treno. Una signora della stazione di Nowadiski disse: ho ricevuto un'informazione dal conducente e sono uscito dalla mia stanza. Ho visto una piastra rossa sopra il treno, che il diametro di circa un metro e ruotava. Era circondata da una luminosità biancastra. Poi era separata dalla cabina. A quel punto ho avuto paura e sono scappata dentro. Il treno passò vicino alla stazione e, dopo aver superato la stazione, l'oggetto si avvicinò nuovamente alla cabina e il conducente avvertì un forte colpo. Il treno quasi si fermò e entrambi i conducenti andarono a sbattere contro il vetro della cabina. Il conducente disse: la nostra velocità era circa 40 km all'ora e improvvisamente ci siamo fermati. Il mio partner si è offerto di fermare il treno, ma io ho rifiutato perché non era possibile spiegare ufficialmente perché avevamo fermato il treno, poiché era un fenomeno sconosciuto questo. La sfera accompagnò il treno per 75 minuti, dopodiché superarono rapidamente e a un certo punto la sfera scomparve in direzione sconosciuta. E i nostri specialisti, eccoli qua, dottor Stakhanov, che è specialista appunto in queste ricerche, ha affermato: posso dire con certezza che nessuno dei caratteri del movimento, le altre caratteristiche della sfera, corrispondono alle caratteristiche delle sfere di fuoco. Ecco l'esperto qui. La storia dei due conducenti. Era la notte tra il primo e il 2 novembre del 1989, non lontano dalla città di Plesetsk, nella Russia settentrionale. Due conducenti della Kamaz, Jakov e Branchikov, ritornavano a Mosca dopo la loro missione. This is the beginning.
Questo è l'inizio del filmato, di questo filmato. It was very dark. Faceva molto buio. E i fari illuminarono uno strano oggetto, il motore del camion improvvisamente si fermò e per qualche tempo i due conducenti in silenzio hanno osservato l'oggetto sconosciuto. C'era un cane in cabina insieme a loro e quando il camion si fermò il cane cominciò a fare cose strane, saltò addosso a Nicolai nella parte posteriore della cabina tutto impaurito. Dopo un po' di tempo Alec decise di uscire. Quando uscì cominciò ad andare verso l'oggetto e avvertì qualcosa, forse una specie di campo di protezione intorno al veicolo o forse la propria paura. Non riuscì a capirlo. Si fermò e quindi fece qualche passo avanti e avvertì una forza che non gli permetteva di avvicinarsi. Gli venne un pensiero in mente che si trattasse di un veicolo volante. Ricevette un segnale telepatico raddoppiato in forma scritta su uno schermo di fronte ai suoi occhi ad una distanza dal braccio. Cercò di toccare lo schermo, ma non era materiale, forse esisteva solo nella sua mente. Nicolai disse di aver visto che Oleg spostava le sue mani come se cercasse di afferrare qualcosa nell'aria, ma Nicolai non vedeva che cosa stava cercando di afferrare. Oleg pensò che era una specie di fuoco e quindi ritornò indietro e verso il camion. Questo campo di protezione che non gli consentiva di spostarsi scomparve o si allontanò, ma non lo avvertì più. Prese l'accendino e una bottiglia di alcol e chiuse la porta della cabina e ritornò dove era prima, raccolse delle foglie sul bordo della strada, versò l'alcol e accese un fuoco. E quindi apparve un qualcosa dal lato del veicolo. Si spostava continuamente questo oggetto e vide una luce, osservò qualcosa che si apriva verso di lui come un'ombra e cominciò ad avvertire timore e a ritornare indietro lentamente. Era come se qualcosa si spostasse verso di lui, quasi cadde per terra lungo il bordo della strada. Dopodiché guardò in alto nuovamente verso il raggio e era già all'interno di un corridoio nel veicolo. Ritornò nello stesso punto molto lentamente, non trovò più i fiammiferi che aveva lasciato vicino al fuoco. Rimase per un breve periodo di tempo, quindi decise di avvicinarsi al veicolo. Aveva visto uno schermo nell'aria con le parole e non ricordava esattamente, ma era una risposta affermativa, quindi decise di avvicinarsi e di guardare dentro, poiché era sicuro che non fosse pericoloso. Il veicolo stava lì su tre supporti, due propri, e il terzo supporto era una betulla che era stata rotta dal veicolo. Non vi erano scalini, l'apertura era però alta rispetto al livello della strada. L'altezza dell'apertura era di circa 2 metri, l'ampiezza era di 1,5 metri. Non sapeva come entrare all'interno. A questo punto uscì fuori dal veicolo come una specie di perno e lo toccò e si trovò improvvisamente all'interno del veicolo, all'interno di un corridoio oscuro. Dopo aver proceduto per 7-8 metri entrò in un'enorme sala rotonda. Vi erano altri corridoi come raggi intorno alla sala che collegavano la sala con le altre parti del veicolo. Ad una delle aperture c'era un essere di circa 2 metri circondato da un fumo scuro e i bordi cambiavano di aspetto. Quando Oleg entrò nella sala
vide molte apparecchiature vicino alle pareti e alla colonna di controllo che si spostavano lungo la sala. C'erano molte lampade di colori diversi che formavano figure geometriche diverse. Dopodiché c'era un altro essere alto 2 metri, circondato anche questo da un fumo scuro. Chi sono e da dove vengono? Pensò Oleg. Come ha risposta, la cupola scomparve e comparve una mappa stellare. E una delle stelle cominciò a crescere e diventare luminosa. Ricevette un commento telepatico, era la loro stella, e gli chiese: è nella nostra galassia? E ricevette anche quella risposta affermativa. Non avvertiva timore. E chiese di nuovo: e si tratta di una nave spaziale? No, è solo una parte. Qual è lo scopo della vostra spedizione? È una spedizione scientifica. Tutte queste risposte furono fatte in 2 metodi telepatiche e scritte sullo schermo d'aria. E entrambi i sistemi erano metodi telepatici. Comunque, nel primo caso mandavano un segnale nel centro vocale dell'essere umano, per cui Oleg sentiva allettiva questa informazione all'interno della testa. Nel secondo caso invece mandavano un segnale nel centro visivo del cervello umano, per cui Oleg vedeva le parole scritte nell'aria, ma non aveva bisogno dello schermo perché cominciava a capire il primo tipo di risposte all'interno della mente. Chiese loro se erano provenivano da un unico pianeta o da una stella, e loro risposero: no, proveniamo da diversi pianeti e diverse stelle. Che tipo di spedizione è quella più cortese? Una buona spedizione o una cattiva spedizione? Una buona spedizione. Da che parte venite? Dal lato buono o dal lato cattivo? Dal lato buono. Voleva dargli l'orologio, ma si sono rifiutati perché avevano informazioni più complete. Avevano informazioni su tutti. Gli dissero. Oleg disse: mi hanno informato della mia temperatura corporea, eccetera. Quella specie di perno era una specie di ascensore e un raccoglitore di informazioni, quello che l'ha portato all'interno dell'astronave. E Oleg chiese: che tipo di forza muove questo veicolo? E rispose: campi elettromagnetici. E gli ha chiesto quali erano le aperture, cosa erano quelle aperture sulle pareti del veicolo. Era come uno schermo, pensava che fossero delle telecamere che riflettevano le immagini sullo schermo, ma non si vedeva all'interno di questo schermo. Poi l'immagine cambiò e la sala assunse un'altra configurazione, ma gli esseri all'interno di questa sala erano tutti simili. L'immagine aveva un volume e pensava che fosse un'apertura, l'immagine cambiò nuovamente e il programma televisivo russo comparve, il Vremia, il tempo. Oleg avvertì una qualche attività, come una specie di conversazione tra i 3 alieni presenti nella sala, e capì che era successo qualcosa. Ebbe paura e disse: devo andare da qualche parte, e ricevette una risposta affermativa. E gli chiese: posso parlare di questo? E loro gli hanno risposto: sì. Posso rivedervi di nuovo? Se sarete in pericolo, vi troveremo nel giro di 15 minuti. E fu la risposta. Si voltò e se ne andò. Quando riguardò il veicolo, nuovamente l'apertura e col perno erano già scomparse. Alec pensò, non disse: è necessario andare via presto, perché quando partono, quando decollano, potrà essere pericoloso questo per me. E ricevette una risposta all'interno della mente che poteva restare tranquillamente nello stesso posto. Il veicolo cominciò a girare e poi lentamente girava, e mentre aumentava la velocità
velocità di rotazione la luce diveniva sempre più luminosa e si fuse in un'unica luce. Poi sentì un rumore e il veicolo si era equalizzato e decollò senza rumore. A questo punto Alec notò un'altra camion della Karmaz a una distanza di 100-120 metri e una macchina Moskvich, una macchina piccola. Due uomini e una donna guardavano il veicolo e guardavano loro. Corsero verso Alec e Nicolai e cominciarono a chiedergli che cosa era successo. Cercarono di avvicinarsi ai veicoli prima, ma non c'erano riusciti. Il campo di protezione era divenuto più piccolo, e per cui Oleg e Nicolai all'interno del loro camion erano all'interno del campo di protezione. Gli altri testimoni invece erano fuori e non si potevano avvicinare. Oleg era molto scioccato, non riuscì a parlare. Gli chiesero: ma era un UFO? Ed egli rispose: probabilmente.